Mi ricordo di un collega, di un poliziotto che lavorava lì a Pescara, che neanche conoscevo, mi abbracciò e mi disse queste parole: Alessandro, sei forte, sai quello che devi fare, adesso pensa ai tuoi, perché tanto hai già capito tutto. E da lì poi è cambiata la nostra vita. Alessandro Di Michelangelo torna con la mente a un anno fa, era il 18 gennaio, la tragedia di Rigopiano a Farindola in Abruzzo. La valanga travolge l'albergo delle vacanze, trascoste di terremoto e neve. Si contano 29 vittime, 11 sopravvissuti, tra cui 4 bambini. Di Michelangelo piange il fratello Dino, poliziotto come lui, la cognata Marina Serraiocco. Tra i superstiti c'è il bimbo di 8 anni, figlio della coppia, di cui Alessandro Di Michelangelo è tutore legale. Mi ricordo che nella camera ardente e poi anche nell'abitazione dei miei genitori c'era la spola, le più alte cariche della Polizia di Stato che hanno fatto sentire la loro vicinanza, ma anche tanti colleghi, tantissimi colleghi che neanche ricordavo di avere sparsi per l'Italia per le mie girovagare e soprattutto per lo girovagare di mio fratello. E quindi abbiamo sentito in questo buio, in questo tunnel, in questa angoscia che ci assaliva, abbiamo visto una luce. Era un bagliore, ma questa luce è diventata sempre più forte perché la presenza di questa grande famiglia, seppur discreta, noi l'abbiamo sentita, c'è stato. A chi mi chiede che lo Stato ci ha abbandonato, perché ci sono stati anche altri casi, a me dispiace, sono diventati miei nipoti tutti gli orfani, tutti coinvolti di questa vicenda, è come se fossero miei tutelati. E dire che però lo Stato ci ha abbandonato, io purtroppo non posso dirlo. Samuel ha avuto subito sul suo conto corrente pupillare istituito dal giudice gli emolumenti che spettavano al papà, i trattamenti di fine servizio, ma soprattutto è stato inserito in un programma di assistenza degli orfani della Polizia di Stato. La famiglia viveva da tempo a Osimo, Dino lavorava al commissariato, Marina aveva un negozio lungo il corso. Domenica, nella città marchigiana, ci sarà la messa di suffragio. Dissi subito che mio fratello aveva scelto bene perché aveva capito che poteva crescere la sua famiglia, poteva vivere in questa comunità perché aveva avuto una presenza e soprattutto una vicinanza anche da vivo da parte di questa splendida comunità. Furono 6 le vittime marchigiane di quella sciagura, oltre ai coniugi di Michelangelo, la coppia di Castignano, Marco Vagnarelli e Paola Tommasini, Emanuele Bonifazzi, 31enne di Pioraco, addetto alla reception dell'albergo, Marco Tanda, 25 anni, pilota Ryanair di Castelraimondo, morto insieme alla fidanzata abruzzese Jessica Tinari, una tragedia in cui si sono sommate tante sciagure, allarmi inascoltati, ritardi. Ci sono 23 indagati tra funzionari pubblici e tecnici che vanno dallo omicidio alle lesioni colpose plurime, dal falso all'abuso. Di Michelangelo, fratello di Dino, risponde da uomo e da poliziotto. Io per anni mi sono occupato di indagini, ho lavorato da quest'altra parte e ho sempre cercato di dare giustizia a chi me lo chiedeva, in maniera leale, soprattutto secondo le leggi dello Stato. Io sono un cittadino che si fida delle istituzioni e sicuramente, ricordando quello che ha fatto lui per gli altri, sicuramente sa che da qualche altra parte c'è qualcuno che avrà lasciato da parte famiglia, impegni, orologio e soprattutto tutto per dedicarsi a questa vicenda che è la vicenda di tutti gli italiani, perché siamo tutti uniti.